gratuiti che servono appunto per formare e informare i caregiver. Sono corsi di base che consentono di avere le informazioni utili a parenti, amici, semplici cittadini che vogliono stare accanto a una persona malata. Non è soltanto un corso per i malati oncologici, ma anche per altre patologie che possono essere gravi o anche semplicemente una demenza senile o anche un infortunio momentaneo. Per ogni lezione abbiamo un insegnante differente, un medico, l'infermiere, lo psicologo, l'assistente sociale, volto a dare tutte le informazioni utili per la quotidianità. Per quanto riguarda le iniezioni intramuscolari, si utilizzano le siringhe da 5 o da 10, che sono quelle più grandi. Caregiver è una figura fondamentale in quanto si occupa del malato cronico quotidianamente, si occupa della quotidianità del paziente, quindi quello che riguarda l'alimentazione, e la gestione degli ausili, la somministrazione di farmaci. Sapere come poterli aiutare direttamente o in caso di bisogno, un'urgenza, sapere come poter gestirla anche per non creare problemi, penso sia la cosa ottimale. Quando ci troviamo in casa un familiare che purtroppo è al fine vita, rimane molto difficile e complicato anche per i parenti doverlo accudire, ma soprattutto dover farli patire meno possibile quello che è il dolore della malattia. Il corso serve anche per dare un supporto proprio ai caregiver. Una persona malata che nella propria casa deve sentire il calore dei propri cari, sentirsi amato e accolto.